And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Buongiorno, bentrovati a Finalmente Venerdì. Anche questo fine settimana lo cominciamo dagli studi di Canale 74 in compagnia dei nostri ospiti e delle nostre rubriche. Vi lascio intanto agli aggiornamenti meteo per il fine settimana. Why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you. Anche questa settimana torna l'appuntamento con la nostra rubrica La casa che vorrei, consigli d'arredamento a cura di Milena Spadaro. Buongiorno. Buongiorno, ciao Chiara. Un'altra volta insieme. Sì. Intanto ricordiamo ai telespettatori come funziona la rubrica, come partecipare. Certo. Allora, questa rubrica funziona, si attiva, diciamo, questo servizio tramite un indirizzo di posta elettronica. Quindi scrivendo a questo indirizzo, che è milena@metaprogetto-interiordesign.com, è possibile avere delle consulenze specializzate su misura per l'arredamento dei vostri ambienti. Quindi inviando una piantina con delle misure, lo stile, sì, preferito. Diciamo che sarebbe preferibile, così come vedremo oggi, avere una piantina quotata con delle misure, anche se non in scala, perché magari è possibile che si abbia una piantina catastale oppure una piantina di un vecchio progetto, come nel caso che esamineremo oggi, in cui non ci sono delle vere e proprie quote di riferimento, quindi è un'immagine di una pianta e poi le quote si possono abbinare comunque per capire insomma l'ampiezza degli ambienti, tutti puoi regolare. Sì, e i metri quadri a disposizione per fare l'intervento, per effettuare un intervento, anche per il posizionamento degli arredi, perché non possiamo agire, dobbiamo avere una contezza dello spazio per capire quali sono i percorsi che si possono fare all'interno di un ambiente.
Bene, oggi abbiamo la prima richiesta di un telespettatore. Sì, mi è pervenuta una piantina di un appartamento, sito in uno stabile d'epoca, quindi è una... ecco, questa la vediamo nell'immagine. La piantina che hanno inviato. Sì, è praticamente un appartamento ricavato appunto in questo stabile antico, quindi vediamo che ci sono le pareti molto spesse e che c'è già all'ingresso un angolo cottura suddiviso da un muretto. Vediamo che c'è appunto un ambiente unico suddiviso da un muretto e appena entriamo troviamo l'angolo cottura e poi la zona soggiorno. C'è anche laddove c'è il muretto, c'è una colonna in cartongesso con dentro la caldaia, per camuffare la caldaia. Questa diciamo che rimane. Per il resto, attraverso una serie di demolizioni e costruzioni, ma micro, diciamo, ad una scala piccola, realizziamo la richiesta dei telespettatori, che è quella di ampliare la zona soggiorno e di non trovarsi l'angolo cottura subito appena entrano, perché non esteticamente accogliere le persone con un angolo cottura non è, gli ospiti, insomma, gli amici che vengono a casa con l'angolo cottura non è il massimo. Quindi io cosa ho fatto? Il mio intervento è consistito nel riportare in scala le misure che mi sono state indicate dai telespettatori, tenendo conto appunto della piantina che mi è pervenuta tramite scansione, ovviamente, e ho riportato esattamente tutti gli ambienti esistenti in questo momento nella casa, che poi sono, li rivediamo, sono l'angolo cottura appena si entra a sinistra, muretto, soggiorno. Poi abbiamo una sala da pranzo a cui si accede tramite il soggiorno con una doppia apertura. Poi abbiamo un corridoio. Dal corridoio si accede al bagno e dal bagno si accede a un WC lavanderia, diciamo. Poi ancora vediamo che c'è una camera da studio e la camera da letto. Questo è, diciamo, lo stato di fatto della casa. Su cui poi si andrà a intervenire. Sì, su cui poi si andrà a intervenire per, creare quello che hanno richiesto. Un soggiorno più ampio, vivibile, che accolga le persone in maniera più elegante. Questa pianta è una pianta di demolizioni e costruzioni, quindi il magenta è relativo alle demolizioni di piccole parti di pareti e invece il verde è relativo alle costruzioni ex novo di pareti. Quindi se andiamo subito all'ambiente soggiorno angolo cottura che avevamo precedentemente, vediamo subito che c'è una demolizione, quindi il muretto salta, rimane la colonna in cartongesso che va a camuffare la nostra caldaia e che ci fa comunque da elemento di snodo in ogni caso nell'ambiente. Chiudiamo una delle aperture da cui si accedeva alla zona pranzo e poi ancora abbiamo dal corridoio si accede appunto ad una zona in cui sono state demolite delle parti di pareti per ricreare delle aperture, quindi demolizione e costruzione di altri pareti, in particolare perché il bagno viene totalmente spostato rispetto a dove era in precedenza e viene creato l'angolo cottura che noi avevamo all'ingresso, viene invece spostato lungo il corridoio, cioè al bagno si accederà dal corridoio. Questo è come poi diventa? Questo è come poi diventa, è importante perché il soggiorno pranzo, che diventa un ambiente unico ad eccezione della nostra
colonna in cartongesso che va a camuffare la caldaia, e poi vediamo appunto che chiudendo una delle aperture da cui si accedeva alla zona pranzo, alla sala da pranzo, la sala da pranzo diventa una camera studio. In che senso? Che è uno studio, ma può essere altrettanto una camera per gli ospiti. Quindi è stata ricavata rispetto alla soluzione, allo stato di fatto, una camera da letto in più. La camera da letto rimane là dove era prima, però l'angolo cottura trasla e viene sostituito al bagno che c'era in precedenza. In più viene ricavato una lavanderia WC, là dove era prima, rimane, perché così si può accedere a questo ambiente dall'angolo cottura, dal cucinino, insomma. E poi il bagno viene ridimensionato e calibrato ulteriormente a vantaggio di un guardaroba. L'ulteriore intervento dove sta? Nell'aver chiuso la zona notte e avere ricavato aver allargato l'apertura della camera da letto che è comunicante, quindi ho chiuso un pezzo di corridoio e da lì si accederà alla zona guardaroba e alla camera da letto. Quindi la camera da letto comunica direttamente col corridoio, viene allargata l'apertura e da lì si può, di fronte ci si ritrova la porta per il vano guardaroba. Nella pianta a colori già si vede proprio l'intervento, si vede, è stato ricavato quindi un unico ambiente soggiorno pranzo, quindi non è stato sottratto, la funzione del pranzo è rimasta, come possiamo vedere, perché è stata ricavata piuttosto che appunto vicino all'ingresso della casa, è stata ricavata alle spalle della zona soggiorno. Poi vediamo che c'è una parete attrezzata, un divano, una bella chaise longue e del parquet in listoni di rovere naturale. Quindi vediamo che le tonalità che io ho consigliato per questo intervento sono quelle del rosso e dell'arancio, che danno molta luce all'ambiente del soggiorno, anche perché appunto essendo un edificio antico le aperture sono strette e quindi non, la luce che filtra viene così amplificata dal colore di questi arredi. E infatti vediamo, il consiglio è questo della chaise longue arancione e del divano rosso. Quello che appunto è interessante è, così come anche i toni del parquet sono quelli che vediamo qui nell'immagine con il divano, quello che è interessante notare è l'intervento, come praticamente è stato possibile realizzare lo spazio soggiorno cucina così come mi è stato richiesto, ed è stato traslato la zona cottura, la zona della cucina è stata traslata, proprio è stata nascosta, tant'è vero che l'ambiente che ospita l'angolo cottura è stato addirittura chiuso con una porta scorrevole. E ridimensionando il bagno che c'era prima, invece è stato possibile ricavare pure la zona guardaroba. Quindi l'intervento è stato fatto sul soggiorno, perché quella era la richiesta fondamentale, però allo ne hanno beneficiato tempo anche gli altri ambienti. Bene, questo è un esempio di quello che possiamo fare con questa rubrica. Questo è un esempio di quello che si può realizzare con questa rubrica. Quindi io invito, ripeto, i telespettatori a scriverci, a contattarci per qualsiasi tipo di richiesta. Ovviamente il tempo a nostra disposizione prevede la consulenza per un solo ambiente alla volta, perché altrimenti sarebbe complicato gestire una richiesta per un intero immobile, diventerebbe davvero oneroso. Però
Ecco, ripeto, questo è un esempio di quello che si può fare con la nostra rubrica. La casa quindi, che vorrei, ricordiamolo. Sì, consigli per l'arredamento. Le ricordiamo anche l'email, milena@metaprogetto-interiordesign.com. E se volete visitare il mio sito internet, c'è anche www.metaprogetto-interiordesign.com. Sono farsi un'idea del tuo lavoro. Sì, per farsi un'idea del lavoro, che è sempre quello chiave in mano, quindi comprende anche una serie di consulenze per l'illuminotecnica e quant'altro. Diciamo che qua nell'ambito della rubrica è più, oltre a trattare con un ambiente per volta, diciamo che il tempo a noi concesso si rifà per lo più, si riferisce per lo più agli arredi. Però se mi sarà possibile vedremo di dare qualche consiglio in più per l'illuminotecnica, per chi lo dovesse richiedere si può anche fare. Bene, io ti ringrazio per essere stata qui. Grazie con noi. L'appuntamento con la nostra rubrica è per la prossima settimana. Vi lascio adesso alla pubblicità. Tell me why are we wasting time on all your wasted